Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video. L'alba è il mio momento preferito della giornata e mi piace molto fotografare il mare in qualsiasi sua stagione, però la costa toscana è una località che per l'alba si presta poco. È molto più conveniente scattare, diciamo, al tramonto. Quindi tutte le volte che riesco a trovare un buon punto per scattare l'alba sono molto contento. E forse sono riuscito a trovare un punto che magari ha delle buone composizioni qua sul Golfo di Baratti. La situazione sembra promettente a livello anche di condizioni, di colori, di nuvole. Quindi senza perdere altro tempo mettiamoci subito a cercare una buona e semplice composizione. Andiamo a vedere. Ecco, ho appena trovato una composizione che mi piace. Ne avevo passata un'altra che vi faccio vedere adesso in uno scatto di prova RAW mezzo bruciato, non editato, giusto per vedere bene la composizione. E c'era qualcosa che non mi convinceva, e cioè quello spazio a sinistra vuoto, totalmente privo di interesse, di colore, di dettaglio, perché la lunga esposizione avrebbe comunque ammorbidito l'acqua. Niente. E quindi mi sono un po' spostato perché ci sono, vedete, nella composizione un po' di scogli, specialmente questo qua, un pochino più lontano, che hanno un certo peso visivo. Ora vi faccio vedere una composizione che adesso sto preparando, ma che finalizzerò un pochino meglio. Perché? Perché adesso, vedete, il primo piano è molto più pieno, molto più interessante. L'acqua crea un bel movimento che con la lunga esposizione si farà molto morbido. E abbiamo questo scoglio qua, invece, un pochino come elemento di riempimento dello sfondo. Però perché la voglio finalizzare un po' meglio? Perché adesso tocca, quasi sfiora con il suo punto più in alto, questo scoglio, il promontorio sullo sfondo, e questo crea una composizione un po' appiccicaticcia, passatemi il termine. Ora, alzando un pochino il punto di scatto, cosa farò immediatamente, questo problema si risolve. Quindi datemi un attimo il modo di risistemare la composizione, che su per giù però è questa, perché il primo piano qua è molto interessante, perché si vengono a formare queste linee immaginarie, vedete, che portano verso la profondità della scena, e questo sarà il primo scatto di stamani. Cielo si fa interessante, come dicevo, guardate, bella roba. Quindi è già il momento di scattare. Ecco il primo scatto, quindi, questa mattina, questa alba, se di vuole, sulla costa toscana. Dunque, vi parlo un attimo della composizione, parlo piano perché c'è un pescatore, non vorrei rovinargli la mattinata. Mi sono abbassato, lo scoglio c'è sempre, quello lì che dicevo prima qua, però non è più un problema perché adesso è molto piccolo e il primo piano invece è molto più importante, e abbiamo queste linee che puntano verso di qua, questa immaginaria che mi riporta verso lo scoglio e il promontorio, e questo scoglio molto molto bello, molto molto interessante nel primo piano, con tutte queste forme, queste texture, questi bucherelli. E il cielo sta letteralmente andando a esplodere di colore. Top, bellissimo. Quindi ora vi faccio vedere anche questa foto, provo a cercare anche qualche altro primo piano e poi ci riaggiorniamo tra un minutino e basta. Bello, bello, il colore sta aumentando e ancora c'è sicuramente qualche altra composizione da sfruttare. Vado subito a vedere, intanto ecco lo scatto.
Allora, sono abbastanza sicuro che questo enorme tronco caduto possa essere una buona composizione, o meglio possa racchiudere una buona composizione. Ve ne parlo tra un attimo, se è così. Molto bello questo soggetto in primo piano, molto interessante. Abbiamo qua una composizione tagliata un po' male, ma perché state vedendo una registrazione video 16 noni più stretta quindi di quella che è la mia composizione in realtà, perché io ho qui questo lato del legno che ora sta prendendo anche i raggi del sole, quindi adesso riscatto e che porta in qua e qua dove c'è il sole. Vedete, il cielo è meno colorato di prima, ma sempre molto molto interessante. Abbiamo qua il sole che fa pure l'effetto stellina. Bene, tornata anche la luce, quindi ora scatto di nuovo. Penso che farò anche un dettaglio stretto col 24-70 con il teleobiettivo sulle texture di questo tronco, perché sono meravigliose. E niente, vi faccio vedere adesso anche gli ultimi scatti di oggi. Ecco qua. Bene, spero che anche l'ultima foto con questo fantastico primo piano vi sia piaciuta. È stata una bella alba che non è da sottovalutare durante il periodo estivo in cui sto registrando questo video, anche se lo state vedendo un pochino dopo. bella alba davvero. E finalmente un posto veramente bello anche per scattare l'alba sulla costa toscana. Non ce ne sono tantissimi. Se però siete curiosi di sapere quali sono tutti gli altri spot da alba, tramonto, eccetera, su tutta la Toscana, vi ricordo che sul mio sito trovate sempre in offerta la mia mappa fotografica della Toscana. Oltre 300 spot in tutta la Toscana fotografati da me, e con foto di esempio, indicazioni e tutto il resto. Quindi si aggiorna anche automaticamente quando aggiungerò nuovi spot, una cosa fondamentale per fotografare la Toscana secondo me. Bene, io spero il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito. Se avete intenzione di seguirmi sul mio canale YouTube, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per essere sempre notificati dei prossimi contenuti che usciranno. Esce un nuovo video ogni settimana sulla fotografia paesaggistica, con vlog dal campo come questo o tutorial di post-produzione. E se siete interessati a scoprire qualcosa di più sulle mie tecniche di post-produzione, sul mio sito trovate sempre in offerta anche i miei video corsi di post-produzione base, il corso avanzato su Skype e molto altro ancora. E ovviamente il calendario dei miei prossimi workshop in programma per andare insieme a scattare sul campo e scoprire tutti i segreti della fotografia di paesaggio. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao!